benvenuto a Live Social. Ciao a tutti. Allora, grazie per la disponibilità. Allora, sei titolare di due palestre, una a Calenzano e una a Livorno, ma sei fondamentalmente un coach professionale che ha a cuore la salute delle persone che si rivolgono a te e che vogliono magari riattivare il movimento o vogliono mantenere questo movimento e vogliono avere sempre di più un abbinamento fra salute e fisico. Esatto, sì, tutto il mio lavoro, ma direi anche la mia vita, è incentrata alla possibilità di aiutare le persone a vivere meglio, quindi avere una vita migliore attraverso il movimento e uno stile di vita sano. E quindi lo faccio attraverso le palestre e anche nel lavoro di coach, perché aiuto sia individui che altre palestre a fare quello che facciamo noi sostanzialmente. Allora, prima domanda, che differenza c'è tra la palestra e il coach individuale? Allora, la palestra è un luogo fisico dove le persone vanno e possono arrivare le persone che sono particolarmente motivate o le persone che invece si approcciano a questo ambiente un po' titubanti, un po' impaurite. Tieni conto che solo il 10%, meno del 10% di persone in Italia frequenta una palestra, mentre invece più del 90% desidera stare meglio e fare movimento, ma non lo fa. Quindi c'è questa differenza, questo gap importante. Il coach ha a che fare invece con la motivazione, quindi aiuta le persone a trovare le motivazioni, cioè i motivi per agire, motivazione viene poi da questo, per poter iniziare anche a muoversi, a stare meglio, a riprendere in mano la propria salute, il proprio fisico e di conseguenza la propria vita. Il coach secondo te è una scorciatoia per arrivare prima all'obiettivo? È un acceleratore, è un acceleratore. La parola scorciatoia mi suona un po' come di fregatura, no? Una cosa che tutti cerchiamo, le scorciatoie. Io ho detto scorciatoia realtà, per arrivare all'obiettivo. Sì, sì, in realtà è un acceleratore, cioè la strada da fare è quella, le cose fondamentali da fare sono quelle, cioè muoversi, mangiare in maniera equilibrata e sana e riposarsi bene.